Esistono vari tipi di polipipite. Polipipita sonnifera, presto in letto. Polipipita riscaldante invernale, pace in letto. Polipipita fecondatrice, guerra in letto. Ora immaginiamo un lui e una lei futurista che vanno in una serata mondana futurista ed entrano in un bar futurista di un hotel futurista. Buonasera, sono il vostro guida palato. Benvenuti nel nostro qui si beve. Oh, salve, vorremmo la lista e lista vivande. Ma certo, posso proporvi io. Abbiamo degli ottimi tra i due, oppure degli squisiti per alzarsi. No, senta, io preferirei più una polibibita. Ah, certamente, il nostro mescitore fa delle ottime polibibite. Che cosa preferite, un presto in letto, un pace in letto o una guerra in letto? Guerra in letto, grazie. Dicevo, Alessandria d'Egitto, piramidi, Oriente, Grande Oriente, deserto, Indiana Jones. Ecco, l'atmosfera ricreata appunto dalla coppia George Lucas e Steven Spielberg, nei predatori dell'arca perduta, quei colori, quelle magiche orientali atmosfere fatte di bazar con metalli lucenti e spezie colorate, ci aiutano a ricostruire l'immaginario di formazione del giovane FT, lo chiameremo così amichevolmente, il giovane Filippo Tommaso, più di ogni altra prosaica e pedante ricostruzione accademica. Immaginario che, mediato con un'educazione di un padre avvocato e di una madre libertaria, porterà gli esiti che tutti noi conosciamo. Il giovane Vaglietti, tra un'uscita in bazar, una mangiata di kebab, falafel, tahini, i legumi disposti a piramide sui mercati, questo cibo strano di una strana consistenza tattica, una visita alle rovine degli Egizi, assorbe in qualche maniera la cultura altra del Mediterraneo, forte di una propensione, questo per accontentare pure i psicologi, alla libertà suggerita da questa esperienza della madre trasgressiva. In questo Egitto, culla del Mediterraneo, si contamina suo malgrado una persistente civiltà, la civiltà del geroglifico. Ecco perché il buon Arcangelo ci ha appena declamato il dizionario della cucina turistica, prepara palato. Questo dizionario è, lo dico per chi ha avuto il privilegio di non imbattersi mai in studi filologici. Attenzione! La cucina futurista è la realizzazione del generale desiderio di rinnovare la nostra alimentazione. È la lotta contro il peso, il pancismo, l'obesità. La tagliatella ormai è l'ultima trincea dei passatisti, signori. Ed è al grido di abbattiamo la trincea della pasta all'uovo che a Genova una società chiamata Propaganda Internazionale contro la Pasta Asciutta bandisce vari concorsi per combattere l'odiata vivanda. Tutto questo mentre all'Aquila un numero incalcolabile di donne che mai, dico mai, si erano agitate prima per problemi anche importantissimi, si riuniscono per formare una solenne lettera di protesta indirizzata al signor Marinetti, nella quale esprimono una sollevazione collettiva a favore della pasta asciutta.